Le donne scandiscono il suo nome. Sono loro che aprono il corteo funebre accompagnando, tra applausi e lacrime, Immacolata Villani nel suo ultimo viaggio. Urlano: sarai sempre nei nostri cuori. La loro voce è spezzata dal dolore, ma è rafforzata dalla rabbia per l'ennesimo femminicidio che vede una mamma di 31 anni finire sotto i colpi di un marito violento. Una morte inspiegabile e devastante anche per il vicario del vescovo di Nola, che ha celebrato la messa nella chiesa di Sant'Anna ai Pellegrini a Bosco Reale. Imma lascia una bambina di appena 9 anni da sola, orfana. Non li conosco, però mi ha toccato tanto questa cosa, perché a livello, diciamo, proprio divino non si può dare una giustificazione a tutto questo se non pregare. Pregare purtroppo per una bambina che è rimasta orfana di un padre e di una madre senza un motivo. Non esiste togliere la vita a un'altra persona per gelosia, per fai di tutto, però allontanati, vattene, però lascia stare la mamma, la bambina, perché deve crescere con la mamma la bambina. Una ragazza brava era. Quello è un dispiacere pesante per questa bambina, perché ma non si sa manca chi aveva affidata. Poco fa sono stati celebrati anche i funerali di Pasquale Vitiello, il marito che dopo aver assassinato Imma si è tolto la vita. Dall'altare il sacerdote ha invocato il Signore affinché episodi come quello di lunedì non accadano mai più.